Allora, intanto il pensiero della complessità non è stata una mia invenzione, è stato uno dei più grandi passi avanti del pensiero scientifico dello scorso secolo. Quindi si tratta di un approccio che ha dato grandi frutti a tutta la scienza, quella medica, quella biologica, quella ingegneristica e tante altre. Dal punto di vista medico, antropologico, i passi avanti più importanti li hanno fatti gli studi di Maturana e Varella, che voi senz'altro conoscete, che sono stati due grandi scienziati. Io credo che la medicina omeopatica sia sempre stata una medicina della complessità, proprio perché la relazione tra la causa e l'effetto non è così diretta come nell'altra medicina convenzionale. Per esempio, anche se sappiamo che certi disturbi possono essere causati da certi virus, da certi batteri, da certi problemi del nostro sistema immunitario, l'approccio omeopatico ha sempre contestualizzato il vissuto del paziente, considerando cosa succede dal punto di vista del corpo, cioè di tanti possibili sintomi, non soltanto di una cosa specifica, e nel contesto della vita di quella persona, di cosa sogna, di come vive, di come si relaziona alle persone che gli vogliono bene, di quali sono le sue angosce più profonde. Quindi mettere insieme tutti questi elementi e non utilizzare un pensiero riduzionista, secondo me, è stato uno dei grandissimi, delle grandissime intuizioni. Per cui studiare oggi il pensiero della complessità e vedere che Hahnemann queste cose le aveva capite e applicate 200 anni fa, mi sembra una cosa molto bella. Molto bello e molto importante da fare capire ai nostri colleghi allopati. Una cosa che devo dire sinceramente mi genera molta tristezza è vedere in tanti congressi omeopatici anche, quanto ci sia la tendenza a copiare le brutte cose che fanno i nostri colleghi allopati, tipo riportare un caso clinico in poche parole, tipo ridurre la complessità della vita di una persona a pochi sintomi senza nessun contesto. Questo perché in modo imperante il modello medico vincente sembra essere quello convenzionale, il nostro pensiero non convenzionale, quello omeopatico, si avvicina molto di più alla medicina narrativa, alla medicina che sottolinea la storia delle persone, dà un contesto e un valore alle parole del paziente e al vissuto individuale. Questo è un concetto che nella medicina omeopatica esiste da sempre, è un concetto che la nuova scienza, la nuova biologia sta riscoprendo, forse se ne interessano di più alcuni analisti, se ne interessano di più alcuni medici che studiano in modo sistemico. Qui siamo nel paese della medicina sistemica, dell'analisi associata alla medicina, soprattutto alla medicina omeopatica. Io studio in Italia con un gruppo di psicanalisti italo-brasiliani che si occupano di complessità e di pensiero sistemico. Ed è interessante notare come ci siano vari settori della scienza che queste cose ora le studiano e quanto in tanti settori della medicina omeopatica ci sia più la tendenza ad utilizzare un pensiero riduzionista per copiare quelli che io considero i grossi errori della medicina convenzionale, dove un approccio così meccanicista ha portato ad enormi progressi sul piano della tecnologia, ma a scarsissimi risultati sul piano della medicina. Oggi con la medicina convenzionale si possono curare tante cose dal punto di vista tecnico, ma se osservate da un punto di vista epistemologico cosa si fa con la medicina odierna, i passi avanti fatti dalle molecole, dai farmaci che vengono conosciuti, che vengono utilizzati, non sono stati così tanti. I passi avanti della farmacologia negli ultimi 50 anni rispetto ai passi avanti della tecnologia degli ultimi 50 anni non sono comparabili. Noi come omeopati possiamo offrire molto di più, perché quando si parla del corpo del paziente, non del fisico, il fisico è quello di tutti gli Homo sapiens, il corpo è l'immagine della corporeità di quel singolo personaggio, di quella singola persona, che vuol dire ho dei disturbi che io singolarmente, soggettivamente esprimo in un certo modo. Il pensiero della complessità queste cose le abbraccia, le include, gli dà valore, sottolinea il fatto che l'osservatore non è mai un osservatore neutro, ma fa parte di quel sistema e quindi interferisce con quel sistema, dà
dà valore alla soggettività, che è una cosa che in medicina omeopatica conosciamo da 200 anni, mentre la medicina convenzionale tende ad oggettivizzare tutto con i risultati che ben conosciamo adesso. Quindi ridurre in poche parole il pensiero della complessità non è una cosa facile. Quello che è interessante in omeopatia, che io ho cercato di fare, è dare valore ai messaggi del corpo. Cosa voglio dire con questo? Negli ultimi 20 anni lo studio del cosiddetto mind ci ha permesso di capire tante cose della sofferenza dei nostri pazienti. È anche vero che credo si sia fatto il grosso errore di considerare il mind come una cosa astratta, come una cosa che sta nel cervello, che sta nella testa, come una cosa che sta solo nei nostri pensieri. Io penso che il mio grosso contributo personale sia stato proprio in questo senso, perché il malessere di una persona, la mente di una persona, si esprime in tutto il corpo, non si esprime soltanto con il sintomo mentale. Se una persona dice che un dolore brucia, che strappa, che esplode, che tira, sta dicendo una cosa specifica di sé. Se un determinato dolore viene in certe aree del corpo e non in altre, è qualcosa di sistemico, non è un sintomo locale. Studiando Maturana e Varela si può tranquillamente dimostrare che ogni essere vivente, anche gli alberi, hanno una mente, hanno un sistema organizzato che permette a quella pianta, a quel fungo, di relazionarsi con l'ambiente che la circonda nel modo più complesso possibile per portare avanti la sua sopravvivenza. Questo lo facciamo anche noi uomini. La medicina omeopatica serve a questo: chiedere a un paziente cosa gli piace mangiare, chiedere a un paziente come sogna, vuol dire raccogliere tante informazioni di come si relaziona all'ambiente in cui vive e dare un'immagine complessa, articolata, dove anche se certe volte alcuni pochi sintomi che noi chiamiamo keynote possono essere importanti per aiutarci a fare una diagnosi, hanno importanza perché sono inseriti in un contesto che già noi abbiamo in qualche modo intuito e capito. Quindi tante volte parliamo ai nostri colleghi dicendo: mi sono bastati uno o due sintomi per capire quel caso, all'interno di un contesto che spesso non si racconta. Quindi è importante, secondo me, tenere presente che questo noi lo facciamo da tanto tempo e che dovremmo avere il coraggio, la capacità, l'intelligenza di sostenerlo, di sottolinearlo, di dire: il nostro modo di fare medicina da 200 anni sottolinea cosa è soggettivo, il nostro modo di fare medicina da 200 anni sottolinea che un paziente è un insieme complesso di sintomi. Una buona analisi repertoriale non sono 3 sintomi isolati, è uno studio complesso di tutto il sistema, e Anne non lo faceva all'inizio. Noi oggi stiamo scoprendo che è importante questo modo di lavorare con i nostri pazienti e organizziamo dei congressi dove ci vergogniamo di portare i nostri casi clinici perché non c'è l'abstract come nei casi clinici dei pazienti allopatici. Penso che sia un grosso errore. Dobbiamo avere più coraggio di dire chi siamo e che cosa facciamo e che queste cose esistono da tempo. Non è stato un interesse, sinceramente, lo dico molto sinceramente, non è stato un interesse di sviluppare qualche cosa di originale. Non era questa la mia intenzione. Quando io cominciai a studiare omeopatia in Europa, più di 30 anni fa, spesso sentivo dire che c'erano 20-30 policresti che erano i rimedi importanti e il resto erano rimedi minori che non servivano a curare pazienti con problemi seri. Io vengo da un'università in cui sono stato cresciuto in maniera molto rigida, molto scientifica, e quando mi viene detto qualcosa che mi sembra poco logico, ho delle difficoltà a comprenderlo. Mi è sembrato dall'inizio incomprensibile che la nostra materia medica fosse fatta di un migliaio di sostanze che grandi omeopati del passato, come Allen, come Derrick, come Muir, come Hering, avessero studiato tanti rimedi per cercare di allargare il loro bagaglio e che per una nostra comunità, ancora un pensiero riduzionista, ci portasse a pensare che dovevamo stringere la vita, il vissuto dei pazienti in 30 categorie invece che cercare di allargarlo. Quindi all'inizio mi successe di prescrivere rimedi cosiddetti piccoli, poco conosciuti, con ottimi risultati. E quindi mi trovavo a parlare con i miei colleghi più adulti, con quegli anziani, e dire: guarda che ho prescritto un caso di Elaps, di Trillium Pendulum, ho prescritto un caso di Arania Diadema e ho avuto dei risultati molto migliori che l'icoponio con sapiele e calcare carbonica. Come mai, se tu mi dici questo, succede più tanto? E quindi piano piano
mi sono reso conto che in realtà non era vero che c'erano rimedi di serie A e rimedi di serie B, rimedi belli e rimedi brutti. Erano tutti rimedi, più conosciuti o meno conosciuti. Quindi mi sono posto il problema di come studiare meglio i rimedi. Perché in quelli grandi, i policresti, ci sono così tante informazioni caotiche che tutto può essere tutto. E quindi devi stringere su poche cose ben precise. Non a caso i pruning di Hahnemann erano fatti su 300 sintomi, non di più. È importante per noi allargare la nostra conoscenza, ma allargarla non vuol dire in senso quantitativo, vuol dire in senso qualitativo. È la stessa cosa che è successa al nostro repertorio. È molto bello che da una cosa piccola noi possiamo avere una visione più ampia, ma una visione più ampia non vuol dire diventare così grosso, perché non ci serve a niente. È importante avere informazioni migliori, non più informazioni. Quindi è stato necessario per me cercare di capire che cosa distingueva la chiesis da Crotalus horridus, da Crotalus cascavella, da Elaps, come mai era conosciuta Tarentola e si conosceva meno Arania ed Edema, o si conosceva meno la Protectus macrans. Quando si studia un rimedio, di solito, anche facendo un ottimo pruning, in un pruning secondo me ci sono sempre sintomi, temi, concetti che riguardano qualcosa di più ampio di quel singolo rimedio. Faccio l'esempio, ne parleremo oggi durante la nostra conferenza. Studiando il proving di Lachesis, ci sono tanti sintomi che sono comuni a tanti altri serpenti e pochi che sono specifici di Lachesis. Quindi quello che mi interessava era capire che cos'era importante di un rimedio, cos'era specifico di un rimedio e non di un altro. Perché spesso l'immagine generale di un paziente che non sopporta la camicia chiusa, che parla tanto, che le mestruazioni abbondanti, può essere qualsiasi serpente. E se la chiesis non funziona, non è pulsatilla o licopodio che devo cercare. Se mi sono fatto l'idea che la chiesis poteva essere un buon rimedio, è più probabile che sia qualcosa di vicino alla chiesis, non qualcosa di completamente diverso. Spesso nel nostro modo di fare diagnosi differenziali, noi siamo capaci di avere un'ottima intuizione e poi di andare completamente dall'altra parte. Se tu pensi che è una cosa che appoggia per terra con quattro elementi sia una diagnosi giusta, questa cosa può essere un'automobile con quattro ruote, può essere un tavolo con quattro piedi, può essere un cavallo con quattro zampe. Nel momento in cui tu riconosci un cavallo e dici questo paziente secondo me è un cavallo, usi questo cavallo come rimedio e il cavallo non funziona, se dalla chiesis prescrivi pulsatilla, è come passare dalla diagnosi di un cavallo alla diagnosi di un tavolo. Se pensate che fosse un cavallo, magari è un cavallo diverso da quello di prima. Non è il cavallo che pensate, ma sempre un cavallo è. Quindi la classificazione è nata dalla necessità di fare delle diagnosi differenziali, a mio avviso, sensate, ragionate. Dire guarda che se ho pensato bene che quel rimedio lì poteva essere la chiesis e non ha funzionato, forse è un serpente che gli assomiglia. O un'altra sostanza che assomiglia alla chiesis, che può anche non essere un serpente, ma che condivide da un punto di vista sistemico e complesso le cose importanti di quel rimedio che io avevo pensato per prima. Questo mi sembra importante come elemento di studio, per cui piano piano nel corso di questi 20 anni in cui ho cercato di sistematizzare il mio approccio, ho dovuto cominciare a fare uno studio di rimedi in senso organizzato. Credo che sia stata un'intuizione interessante perché 20 anni fa mi capitò di conoscere di persona Jan Scholten, mi capitò di conoscere altri colleghi che cominciavano a pensare in questo modo e quindi mi resi conto che poteva essere un approccio non rivoluzionario, ma un piccolo passo avanti nella medicina omeopatica. E ho cercato in questi anni di muovermi in questa direzione, quindi di farmi un'idea. Non prendendo da altre scienze, da altre categorizzazioni quello che serve a noi, ma cercando di contestualizzare nel pensiero omeopatico. Cosa voglio dire? Se osserviamo la necessità dell'uomo di fare delle categorie delle sostanze, di studiare quello che esiste in natura secondo ordini precisi, queste categorie si usano per studiare i minerali, le piante, gli animali e così via. È una nostra necessità, non è una necessità della natura. Tanto è vero che passando gli anni facciamo delle classificazioni differenti.
Adesso esistono otto diverse classificazioni per le piante. Allora, perché dobbiamo usare una di queste e le altre sette non sono buone? E perché dobbiamo pensare che quel modo di fare uno studio per famiglie sia il migliore possibile per le omeopatiche? Dipende ancora dal tipo di paradigma, dal tipo di prospettiva, da che cosa osserviamo, di quali sono le cose a cui diamo importanza. Se studiamo, per esempio, la famiglia delle solanacee, nello stesso gruppo di rimedi ci sono i pomodori, le patate e la belladonna. Non è la stessa esperienza assaggiare una bacca di belladonna o assaggiare un pomodoro. Succedono delle cose diverse. In un caso vai all'ospedale, nell'altro caso ti alzi da tavola che sei contento. Ok? Come mai questo? È chiaro che Linneo fece una sua classificazione basandosi sull'osservazione dei fiori. Va bene, ce ne sono tante altre che sono di tipo farmacologico, che sono studiando il contesto sociale, di come quella pianta cresce, che con che altre piante si organizza, che amicizia fa con altre piante, ci sono tanti modi di ragionare su questo. Quindi penso che l'apertura verso un pensiero complesso che permette uno studio per categorie più ampio sia stato un grosso passo avanti. Credo che ancora siamo nel mezzo di questa rivoluzione, perché abbiamo cominciato 20 anni fa a pensare in questo modo e ci sono tante possibili categorie diverse. Tanti omeopati bravi, diversi, che usano categorie differenti. Ancora una volta l'errore forse è pensare che queste categorie siano, non siano un concetto relativo, ma un concetto assoluto. Quando si parla della famiglia X, Y o Z, non si dice niente. Bisogna dire io per X intendo questo, 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 per Y intendo questo, questo, quindi questi rimedi li posso mettere in questo gruppo, in questo gruppo, in quest'altro gruppo. Ma se io dico la famiglia delle solanacee, perché Linneo ha studiato quel tipo di categorizzazione e applico questo pensiero all'omeopatia, secondo me non funziona, è una forzatura. È una forzatura perché si potrebbe usare qualsiasi altro tipo di classificazione che avrebbe senso quanto quella. Quello che è importante è la classificazione nostra. Se io ho letto in quel paziente, ho avuto buoni motivi per pensare che quello era un caso di sepia, ok? Ci ho ragionato, ci ho lavorato 2 ore, pensando che fosse un caso di seppia, se seppia non ha funzionato, il prossimo rimedio che ho prescritto, quale esso sia, mi ha funzionato, devo pensare che io posso fare l'errore di pensare a seppia, mentre invece è un caso di Elonias, mentre invece è un caso di Medusa, ok? Devo capire se questo è un mio errore, o devo capire se questo modo di leggere i rimedi può essere condiviso. Se ne parlo con Gustavo, gli dico, guarda, non è la stessa cosa. Di vedere un caso di sepia e dopo hai prescritto quest'altro rimedio e ha funzionato. Indipendentemente dal fatto che possa essere un animale marino, è importante perché se questo succede vuol dire che non è solo un mio errore di lettura, ma è una cosa che può succedere in omeopatia, di confondere un rimedio con un altro. Già altri omeopati prima di noi avevano pensato all'idea del rimedio che segue bene, all'idea del rimedio con cui si confonde, il cosiddetto follows well, o il cosiddetto discorso di segue bene, eccetera, eccetera. Ora è ovvio che se noi studiamo le sostanze con cui si fanno i rimedi bene, è più facile che due sostanze simili possano produrre sintomi simili. Credo che su questo non ci vuole uno scienziato. È ovvio che se stiamo studiando due serpenti, il cui veleno è molto simile perché è un veleno neurotossico come quello dei croteri, è più ovvio pensare che due sostanze simili possono produrre sintomi simili e produrre simili. Magari è un pochino più differente se studiamo il sintomo di un serpente neurotossico e di un serpente emotossico. È solo questo, perché se studi per esempio i sali di zinco, zincum fosforicum ha tantissime analogie nella mia esperienza con la lachesis. Poi può essere magari interessante scoprire che nel veleno di lachesis c'è un grande contenuto di zinco, ma non è solo quello. Non è sufficiente pensare solo a quello. Può essere un elettore in più, può essere un'idea in più. Non credo anche che sia utile, oltre a dare un'idea di tante famiglie diverse, perché alla fine finisce per essere confusivo, non è possibile seguire questo ragionamento, perché esistono centinaia di classificazioni in natura. Se noi pensiamo in termini di famiglia per semplificare il nostro lavoro, ce lo stiamo complicando ancora di più in questo modo,
Quindi la cosa importante è cercare di dire, ok, ci sono delle grandi categorie che noi utilizziamo per leggere i pazienti, quelli che sembrano particolarmente insicuri, quelli che sembrano particolarmente ansiosi, quelli che sembrano particolarmente egotisti, o determinate categorie che noi studiamo in medicina per malattie, le malattie reumatiche, quelle cardiache, le oncologiche, quello che vuoi. Sono prospettive differenti, però ci sono grandi categorie che ci possono servire per avere delle idee generali all'interno delle quali troviamo qualcosa di più specifico. Non credo che il futuro dello studio per famiglie sia seguire classificazioni della scienza ufficiale, perché non ci porta da nessuna parte questa cosa. È una domanda davvero difficile, perché ancora penso che siamo nel mezzo di un periodo rivoluzionario. Ovviamente, se torniamo a cosa dicevo pochi minuti fa, penso che sia stato un grande passo in avanti poterci permettere di pensare non più a 30-40 rimedi, ma ad avere uno spettro più allargato. Non credo che il nostro futuro sia nella direzione di allargare questo spettro all'infinito, perché non ci porta da nessuna parte. Quindi credo che sia importante trovare una sorta di via di mezzo tra pensare che si possa curare l'universo dei nostri disturbi con 30 policresti o pensare che questo universo di disturbi si curi con 300.000 rimedi. Non è possibile pensare a questo, è confusivo. Spesso mi succede adesso quando parlo a nuovi studenti che si stanno avvicinando ora alla medicina omeopatica, di notare un certo sgomento, uno sconforto, una preoccupazione per quante cose devono studiare. In fondo, uno studente che esce dall'università di medicina conosce 40-50 principi attivi, non di più, con cui può curare tante cose. Quindi credo che sia doveroso anche ai nostri studenti spiegare che ci sono rimedi universalmente conosciuti da tanto tempo e che dobbiamo comunque conoscere meglio, e che questo orizzonte, la nostra farmacopea, si possa estendere, si possa allargare. Molto sinceramente, molto onestamente, uno dei motivi per cui a me interessa relativamente fare dei proving è proprio questo, perché penso che dei rimedi ce ne siano già tantissimi. Ora è ovvio che è impossibile fermare la creatività degli omeopati, fermare la creatività, non è neanche giusto farlo, per carità. Però oggi, rispetto a 30 anni fa, mi farei la domanda sulla reale utilità di tutto questo. Mi capita spesso di incontrarmi con degli omeopati che pensano in una maniera piuttosto avanzata, piuttosto nuova, e mi sento considerare un conservatore. Mi capita di parlare con i conservatori, con gli ortodossi, e mi dicono che faccio delle cose troppo strane. Questo perché, se leggi i miei casi clinici, i miei libri, ci sono tanti rimedi che sono pescati dalla nostra vecchia materia medica. Tanti rimedi che altri omeopati del passato hanno cominciato a studiare e che sono stati dimenticati. Se tu studi anche quello che fece Hahnemann negli ultimi 20 anni della sua vita, rimedi come, che ne so, Petrosilinum, erano prescritti quasi tutti i giorni, adesso è un rimedio che non conosce più nessuno. Rimedi come il rabarbaro erano usatissimi, rimedi come il rosmarino, la salvia erano usatissimi e sono stati dimenticati. Quindi io prima mi chiedo come mai parte del nostro bagaglio esperienziale sia andato perso per la necessità di pensare costantemente a qualcosa di nuovo. Non voglio dare l'impressione di essere un conservatore, però prima vorrei cercare di capire bene le cose che abbiamo e poi a piccoli passi cercare di estenderle, perché sennò divento una nevrosi da proving andare avanti in questo senso. Sicuramente si scoprono delle belle sostanze, per carità. L'esperienza di questi anni ci insegna che possiamo fare anche un proving della macchina fotografica e vengono cose fuori delle belle idee, ma ci serve davvero fare tutto questo? Abbiamo davvero bisogno di estendere in continuazione il nostro bagaglio o è meglio focalizzarci sulle informazioni che abbiamo e cercare di definirle? Perché ancora una volta si rischia quello che è successo per internet, di confondere la quantità delle informazioni con la qualità delle informazioni.
Una piccola quantità non è un buon lavoro, una grande quantità è confusiva. Quindi è importante, secondo me, cercare di fare tutte e due le cose. E il motivo per cui, ripeto, non sono tanto interessato nel pruning, perché ci sono colleghi che li fanno molto meglio di me, sono più interessato a fare delle esperienze dirette con i medi, questo sì. Questa è una risposta che ci porta in un ambito difficile, però sono contento di parlarne. Credo che sia limitativo pensare che il nostro contatto con un rimedio, la nostra esperienza con un rimedio, sia fattibile soltanto attraverso l'ingestione. È più facile pensare questo se ragioniamo in termini convenzionali. Quindi, se l'aspirina non la mando in bocca, non la mando giù, non succede niente al mio organismo. Questo è vero per l'aspirina, ma neanche del tutto, perché se si studiano le interazioni tra i vari sistemi, si scopre che io posso tenere l'aspirina in tasca e avere un certo beneficio, non come se la ingerissi. Ne parlavo proprio ieri con Ariovaldo. Quando 30 anni fa cominciai a fare le prime esperienze di tipo antropologico nella foresta amazzonica in Perù, in Colombia, fui rimasto molto impressionato dal fatto che questi sciamani individuavano un rimedio per il loro paziente, un po' come facciamo noi. Mi ricordo il caso di un paziente con un tumore che venne curato da uno sciamano, che fu curato con il rosmarino. Ed era interessante perché in alcuni pazienti il rosmarino andava bevuto, in altri pazienti il rosmarino andava mangiato, in altri casi si pregava lo spirito del rosmarino con la persona che stava vicino alla pianta del rosmarino, e questa persona stava bene lo stesso. Io venivo dall'università, venivo da uno studio di chirurgia, vedere una cosa del genere è stato scioccante, perché dovevo pensare, una bufala, una stupidaggine, oppure se questo succede devo chiedermi come mai succede, perché l'università non me l'hanno insegnata questa cosa. Credo che sia la stessa cosa per i rimedi. È chiaro che il problema, non penso, secondo me, stia tanto nel fatto di ingerire o non ingerire il rimedio, stia nella serietà con cui si osserva cosa succede a tante persone insieme, al fatto che questo pruning venga fatto su più persone e si mettano insieme gli elementi che sono comuni a tutte queste persone. È ovvio che l'ingestione, diciamo, permette di fare uno studio di quello che noi studiamo più esportabile. È meno difficile parlare con i nostri colleghi biologi, chimici, fisici, allopati, dicendo che il pruning lo facciamo così, perché se ci presentiamo dall'inizio dicendo che mettiamo il rimedio nel cuscino e ci dormiamo sopra, o che lo teniamo in tasca, rischiamo di passare un po' per dei maghi, ok? Però se non abbiamo cuore di affrontare questo problema, si può fare anche questo. Insisto, secondo me il vero problema non è tanto la tecnica del pruning, è farlo seriamente, farlo su più persone, osservare bene che differenza c'è nel placebo e l'effetto del rimedio, e osservare bene che cosa compare di comune, fare uno studio approfondito e soprattutto recuperare tante cose che abbiamo. Tu pensa a natron muriatico, che rimedio è importante nella nostra esperienza. Come mai non è la stessa cosa lo zucchero, che lo usiamo nello stesso modo con cui utilizziamo il natron muriatico? Quanti casi ci sono di saccharum album nella nostra letteratura e quanti casi ci sono di natron muriatico? Perché dobbiamo andare a prendere una pianta rarissima in Amazzonia quando c'è il finocchio, la salvia, il rosmarino, il prezzemolo, piante che sono nei nostri giardini e che nella medicina tradizionale si usano da sempre. L'aglio è importantissimo. Omeopaticamente parlando, l'aglio è un rimedio quasi sconosciuto, dimenticato. Come mai? Perché tutto questo? Secondo me c'è molto da recuperare sulla nostra medicina tradizionale, se ci pensi in fondo. Hahnemann non si inventò dal niente i rimedi che ha studiato. È partito dalla tossicologia, è partito dalla materia medica di sostanze che erano già conosciute e ha cercato di dare una spiegazione di queste sostanze secondo dei principi molto più scientifici per il tempo. Oggi noi li chiamiamo empirici, ma allora era un progresso scientifico studiare i rimedi in questo modo. Non a caso tutti i rimedi studiati per primi sono state sostanze velenose, perché è più facile, se conosci la tossicologia di una sostanza, avere determinate informazioni. È molto poetico e molto bello dire
possiamo studiare il positronomio, possiamo, tutto è bello da studiare, la natura è meravigliosa, ci offre tante cose, però è interessante appoggiarsi anche su delle conoscenze che già esistono. Se l'aglio in tutto il pianeta Terra è utilizzato come sostanza interessante per curare tanti disturbi, dall'ipertensione a certe forme di asma, a certe forme di catarro bronchiale, perché non dobbiamo conoscere meglio questa sostanza prima di andare a studiare delle cose che vengono dall'altro mondo? È questo che io personalmente mi chiedo, lo sforzo che faccio è questo qui. Penso che sia un paese meraviglioso per andarci in vacanza, per lavorarci molto bene. La mia esperienza personale è che da quando ho iniziato a lavorare tante cose sono migliorate. Lo dimostra il fatto che quasi ogni giorno visto almeno uno o due medici e mogli, figli o parenti di medici. Medici che 30 anni fa non mi avrebbero mai inviato un paziente, ora lo fanno molto volentieri. Quindi da questo punto di vista, più a livello personale che a livello ufficiale, c'è un maggiore riconoscimento. Il motivo per cui ancora a livello, diciamo, ufficiale l'omeopatia non è riconosciuta come merita è per tanti errori intrinseci all'omeopatia. Un po' perché dal punto di vista metodologico e scientifico il modo di presentarsi della maggioranza degli omeopati è ancora molto fumoso, fatiscente. Non è facile affrontare un discorso scientifico con altri saperi. Spesso questi colleghi parlano di qualche cosa di molto fumoso, di qualche cosa di poco credibile, di qualche cosa con cui diventa difficile potersi confrontarsi a livello universitario. E quindi questo è un problema. Un altro gigantesco problema è che la salute, come sapete meglio di me, è uno di quegli ambiti in cui si possono fare un sacco di soldi. E questo vale anche per l'omeopatia. Quindi è interessante osservare che in alcuni paesi dove non c'è un reddito così alto, l'omeopatia è considerata una medicina interessante perché costa poco, è facile produrla e si ottengono grossi risultati. Nei paesi più occidentali, come l'Italia, è diventato un grosso market, c'è un marketing gigantesco sulla medicina omeopatica. Si chiamano omeopatiche tante cose che con l'omeopatia non c'entrano niente. Dai fitoterapici, ai rimedi di Bach, agli integratori alimentari, a tante altre cose che si chiamano omeopatiche non sono. Per cui se tu leggi i dati delle nostre investigazioni, risulta che in Italia ci sono alcune migliaia di medici omeopati, non è vero. Ci sono alcune migliaia di medici che prescrivono i rimedi omeopatici, ma essere un omeopata è una cosa diversa, lo sai meglio di me. Lavorare vedendo pazienti omeopatici tutto il giorno, tutta la vita, è una cosa diversa che prescrivere un rimedio omeopatico, un'erbetta o qualcos'altro due o tre volte alla settimana. E quindi i mass media, quando parlano di omeopatia, dicono questo. In questo grande calderone ci sono tutti i medici che prescrivono qualsiasi cosa di alternativo. E viene chiamato omeopatia. Ci sono poche persone serie che lavorano seriamente e che non sono quelle che rappresentano l'interesse per il mercato, perché le grandi ditte, le grandi compagnie che investono sull'omeopatia per fare soldi non guadagnano denaro con un rimedio in Italia. L'omeopatia non è nata per essere una medicina commerciale, non è mai stata questo. E in questi ultimi 30 anni si è, posso dire, imbastardita? Capisci cosa voglio dire? Si è inquinata con qualche cosa che non ha niente a che fare con i nostri ideali, con quello che realmente si può fare. Penso che noi siamo un po' in una via di mezzo, perché se tu pensi all'agopuntura, è una medicina non convenzionale, è tranquillamente accettato che tu curi un paziente inserendo degli aghi. Nessuno ci guadagna, se non quelli che vendono l'ago. Nel caso nostro il discorso è diverso, perché prima non ci guadagnava quasi nessuno, era una medicina a poco prezzo. Adesso che quel rimedio può essere venduto in farmacia e prescritto per l'influenza,
anche se non funziona, però l'influenza ce l'hanno tante persone in un anno, si fa manco, si fanno soldi con queste cose e si imbastardisce il nostro pensiero. Quindi viene venduto per omeopatico quello che omeopatico non aveva fatto. Questo è un grosso problema in Italia. È un grosso problema in Europa. E penso che sia uno dei motivi per cui stiamo assistendo a un fenomeno che non si è mai verificato dalla storia dell'omeopatia da quando è cominciata ad oggi. Perché oggi in Europa, non solo in Italia, la richiesta dei pazienti per cure non convenzionali e soprattutto per cure omeopatiche di alto livello aumenta. Sono sempre più pazienti che chiedono un bravo omeopata, adesso conoscono e capiscono il valore della medicina omeopatica unicista piuttosto che l'uso dei complessi e così via. Il numero di medici che studiano omeopatia è drammaticamente calato, è un disastro. È un disastro proprio perché, ripeto, anche la nostra comunità omeopatica non è stata in grado di interrogarsi dicendo dove stiamo sbagliando, quali sono i nostri errori, perché il nostro messaggio non è credibile. Perché nonostante i grossi risultati che otteniamo su malattie gravi, serie, non riusciamo ad essere riconosciuti. Penso che questo sia un grosso, grosso problema. Adesso soprattutto un problema di mercato, una questione di marketing. Non tanto una questione di curare bene la persona malata. E di questa cosa sono onestamente molto preoccupato. È uno dei motivi per cui mi fa piacere venire in Brasile. Perché spero che almeno qui si possano fare più cose. È una bella cosa che in alcuni ospedali ci sia un ambulatorio omeopatico, sicuramente molto bello. Però quando questi medici vengono pagati poco, sono costretti a lavorare male. Gli ambulatori omeopatici che ci sono in tanti ospedali omeopatici in Italia, pochi ospedali omeopatici in Italia, ti possono permettere una consultazione di 15-20 minuti. Io in 20 minuti non faccio neanche il tempo a chiederti come ti chiami. Cioè, abbiamo cominciato a parlare in 20 minuti. Ci metto un'ora e mezza, due ore per prendere un caso clinico. Come faccio a lavorare in 20 minuti? Ora, scusate, se succede costantemente questo, che tu vuoi inserire nel sistema sanitario una medicina di valore, ma non gli dai gli strumenti per lavorare, è un grosso rischio. È meglio restare nel privato e lavorare bene nel privato, piuttosto che lavorare male nel pubblico. Io sono assolutamente a favore di questa cosa, ma si dovrebbero pensare degli ambulatori seri, dove i medici sono pagati giustamente, perché un oculista può prendere in 20 minuti la stessa cifra che un omeopata prende in un'ora e mezza, è giusto, mi spiego. È un sistema che va cambiato e organizzato meglio, e ancora siamo piuttosto lontani. Se vuoi sono piccoli traguardi il fatto che esista questa forma di riconoscimento. Io non credo di essere una persona pessimista, ma sono preoccupato per questo, perché l'omeopatia negli Stati Uniti è scomparsa nel giro di pochi anni quando lo scoprirono gli antibiotici, proprio per questo motivo, perché era di bassissimo livello, era fatta male, era fatta poco e hanno dimostrato che l'efficacia non era comparabile a quella di un antibiotico 70 anni fa. Oggi possiamo correre lo stesso rischio. Se proponiamo a livello pubblico l'omeopatia, e l'omeopatia non può essere praticata come deve essere praticata, facciamo un grosso errore. Penso che sia un problema gigantesco e credo che ancora una volta noi omeopati dovremmo fare un grande sforzo di andare oltre a quello che stiamo facendo. Mi spiego meglio. Mi colpisce moltissimo il fatto che dopo 200 anni stiamo ancora discutendo sull'efficacia dei rimedi omeopatici. Un italiano ti direbbe: che palle, basta. Cioè non se ne può più di fare questo discorso, anche perché è stato già dimostratissimo che i rimedi omeopatici funzionano. Okay? E ogni volta si tira fuori questo discorso, ogni volta che mi trovo anche in Italia a fare una conferenza con dei colleghi, l'unico argomento è la diluizione del rimedio che non funziona. Noi facciamo tanto di più di tutto questo. Quando ho lavorato a Glasgow, nell'ospedale omeopatico, facendo formazione ai medici e agli infermieri che c'erano lì, mi ha colpito il fatto che, sai, l'ospedale di Glasgow è all'interno
dell'ospedale della città, è un reparto dell'ospedale di Stavia. Ora, gli studenti che studiano semeiotica vengono mandati nell'ospedale omeopatico perché lì la semeiotica si fa meglio che negli altri reparti convenzionali, proprio perché noi con i pazienti ci parliamo, spendiamo del tempo, li visitiamo con le mani, stiamo in contatto con queste persone. Questo è un valore aggiunto del nostro modo di lavorare enorme rispetto a come spessissimo viene praticata la medicina convenzionale. Se ti informi su quello che succede in Italia, ma anche negli Stati Uniti, il tempo medio che viene dedicato a un paziente grave, a un paziente cardiologico, a un paziente con un tumore, per una visita, va dai 12 ai 15 minuti. Di che cosa parli in 15 minuti? Di cosa ti racconti? Noi questo lo facciamo da 200 anni, ok? E non ci viene riconosciuto e continuiamo a discutere sul fatto che un rimedio diluito non contiene abbastanza farmaco attivo. Non è quello il punto, quello è uno dei possibili problemi. Ma quello che facciamo noi con la nostra epistemologia è qualcosa di molto più vasto, proprio a partire, per esempio, dal discorso della complessità. Io ho avuto un'esperienza diretta di recente come paziente cardiologico. Sono rimasto molto impressionato dal fatto che prima poteva succedere che in ospedale magari il cardiologo non andava tanto d'accordo con l'epatologo o col nefrologo o con l'internista e quindi c'era una discussione sul tipo di terapia da fare. Adesso nello stesso reparto di cardiologia, se tu parli con l'aritmologo, l'emodinamista o quello che si interessa del muscolo cardiaco, hanno tre opinioni diverse sullo stesso paziente. Okay? Questo per dirti come si è frammentata la lettura di un paziente anche all'interno di un approccio specialistico. Okay? Tu puoi parlare con tre cardiologi diversi e ti dicono tre cose differenti, mentre noi, senza essere onnipotenti, siamo dei buoni internisti, perché un paziente lo studiamo tutto. Non abbiamo la totalità dei sintomi, ma abbiamo una complessità del nostro approccio. Queste cose oggi, come dicevo prima, vengono sottolineate. Ora, è di questo che dobbiamo parlare. Quando facciamo discussioni con i nostri colleghi allopati, non dobbiamo perderci sul numero di avvocati. L'abbiamo già dimostrato che funziona. Continuare a parlare di questo è un piccolo secolo, non ci porta da nessuna parte. Dobbiamo spiegare come noi facciamo la medicina, quanto tempo dedichiamo ai nostri pazienti, come leggiamo le nostre patologie in modo complesso, quanto per noi è importante contestualizzare. La scorsa estate sono stato in ospedale. Di fianco a me, nel letto di fianco al mio, c'era un paziente di 80 anni che faceva il secondo infarto. Il primo l'ha fatto il giorno dopo che il figlio si è impiccato, il figlio di 25 anni, e l'anno dopo, nella ricorrenza dell'anniversario della morte del figlio, ha fatto il secondo infarto. Questo ai colleghi, ai bravissimi colleghi che l'hanno operato, che gli hanno salvato la vita, non interessava assolutamente. Ma anche bene che non gli interessi, perché per loro sapere che questo povero signore ha fatto un infarto dopo il suicidio del figlio non era rilevante. Che la medicina che dovevano dargli, la procedura idraulica per stappargli l'arteria, era la stessa. Però oggi queste cose si conoscono. Si sa che la compliance di un paziente, se si sente ascoltato, capito, se si dà un senso alla sua sintomatologia, guarisce molto più rapidamente. I pazienti ascoltati in terapia intensiva guariscono prima degli altri. I pazienti ascoltati con una malattia oncologica usano meno farmaci antidolorifici. Come mai tutto questo? E noi stiamo ancora a discutere sul numero di Avogadro. È di questo che dobbiamo sapere parlare, non soltanto del fatto che usiamo delle dosi infinitesimali, non soltanto il fatto che il nostro è una medicina naturale, ma è una medicina molto più umana, molto più attenta ai problemi delle persone, delle singole persone. E questo penso che sia un discorso molto, molto, molto importante. Di solito quelli sono i pazienti che preferisco, perché quando sono sospettosi o non credono in maniera fideistica e hanno risultati, sono i pazienti che ti conquisti e che ti seguono con più attenzione. Quindi penso che questo non sia affatto un problema. Al di là di questo, io lavoro molto con i veterinari.
avrete sentito parlare del parmigiano reggiano, lo conoscete, il parmigiano. Io vivo proprio nella zona in cui si produce il parmigiano. E sapete che per il parmigiano, per produrre il parmigiano, non si possono dare gli antibiotici alle mucche. Perché se date l'antibiotico, il latte non fermenta più come prima. Quindi, 15 anni fa, abbiamo cominciato a proporre ai produttori di parmigiano reggiano di usare i rimedi omeopatici per curare le mucche. A loro non interessava niente dell'ideologia di una medicina alternativa, gli interessavano i fatti, i risultati. Con l'omeopatia i costi erano 100 volte più bassi e i risultati erano 5-6 volte migliori che con i farmaci convenzionali. Quindi tutti gli allevatori di quella zona, tutti, parecchi, curano adesso le mucche con la medicina omeopatica. Tu pensi che la mucca ci crede nel rimedio omeopatico? Non lo so. Gliela mettono dentro al mangiare, gliela mettono insieme al cibo e funziona benissimo, quindi non c'è nessun problema, secondo me. Ci sono pazienti, ovviamente, con i quali è difficile stabilire una relazione terapeutica e che sono difficili da trattare, ma sono difficili da trattare per uno psichiatra, come per un internista, come per un omeopata. Se tu non riesci a costruire una buona relazione con un paziente che non ci crede in quello che fai, è difficile curarlo bene. Ma non è una caratteristica della medicina omeopatica, è una caratteristica delle relazioni umane, delle relazioni terapeutiche. Se devo pensare a quello che spero, a quello che sogno, secondo me non dovrebbero neanche più esistere queste due parole. La medicina è una, a mio avviso. È ovvio che non si possono disconoscere gli enormi risultati che si possono ottenere con tante tecniche utilizzate adesso nella medicina convenzionale. È ovvio che se ho una gamba fratturata o un diabete grave non posso fare a meno di utilizzare le medicine convenzionali, ma non vedo neanche la necessità di porsi questo problema. Queste cose vanno fatte nell'interesse del paziente. Il nostro tipo di intervento è un'altra cosa. È una cosa, secondo me, che si può benissimo associare nel rispetto del nostro paradigma. Cosa voglio dire? Il problema non è dare insieme a un paziente il cortisone e la terapia omeopatica. È ovvio che è meglio non farlo, ma in alcuni casi non si può fare. Se hai un paziente senza tiroide, se hai un paziente diabetico, devi darlo l'ormone tiroideo, devi dare l'insulina. Però puoi curarlo omeopaticamente per dare le dosi minori possibili e per farlo stare bene tutto. E lì il problema. Quando parliamo di complessità, noi a questo ci riferiamo. Non è detto che un paziente a cui è stata curata la glicemia alta stia bene. Va meglio la glicemia. È una cosa importante perché il paziente non muore, ma la sua salute non è migliorata tutta. Ok? Se operi una persona che ha avuto un infarto e gli salvi la vita, e questa persona continua a vivere, gli hai salvato la vita, non hai curato dai suoi disagi, come il signore che stava a letto di fianco a me, a cui era morto il figlio. Gli avevano stirato le arterie, ma il suo dolore era tutto lì lo stesso, non se n'era andato. Questa è la cosa che dobbiamo fare capire. Io insisto molto nel mio approccio nel dividere i problemi che riguardano il fisico, i problemi che riguardano il corpo e anche altri problemi. Il fisico è una cosa importante e molto complicata del nostro sistema, che è quello che appartiene a tutto l'Homo sapiens. Tante volte lo condividiamo anche con altri mammiferi, ok? Per cui è un problema fisico se ti si rompe un osso, è un problema fisico se devi sturare un'arteria, è un problema fisico se hai una bruciatura, devi fare un trapianto di pelle. Perché è un problema che riguarda l'anthropos in senso generale, riguarda in maniera molto flat tutti gli esseri umani. Insisto, curare una persona cosa significa? Prendersi cura di una persona cosa significa? Significa fare questo e anche altro. Significa riconoscere che tutti noi abbiamo dei disagi, delle sofferenze, delle ansie, delle angosce e tanti altri problemi di salute che spesso con i farmaci convenzionali non curano. È esperienza comune, non mi riferisco soltanto alle ansie dei pazienti, ma tanti altri disturbi somatici. Io penso che come voi, che siete omeopati di fame, bravi omeopati, visto prevalentemente pazienti con malattie molto gravi,
con cui ho dei risultati migliori che con le terapie convenzionali, quasi sempre, non sempre, e con cui posso far vedere ai miei colleghi allopati che i risultati sono migliori, i costi sono più bassi e non c'è un rischio iatrogeno come c'è con le medicine che utilizzano loro. Perché di questo non se ne può parlare? Credo che questo sia fattibile. È ovvio che se un paziente necessita di un intervento chirurgico va operato, per carità. Se necessita di un ormone che manca al pancreas, va utilizzato un ormone. Ma la cura non è solo quella, è un pezzo della cura di un paziente intero. Noi spesso, proprio per questo approccio riduzionista, confondiamo il fatto che si è risolto un problema col fatto che si è risolta la salute di quella persona. Non sono la stessa cosa.